trasmissione. Ci siamo. Quanti siete? Tantissimi. C'è anche l'anatra di Balsa. Un applauso all'anatra di Balsa. Pensa. È la seduzione, permesso. Sono. Ciao, come mai sono qui Armandino? Tutta questa gente che ci fa? È gente inoffia! È gente che ti depetta la ghitti per il tuo letto, dormendo, no, ma che ti cazzo vedete sta fiera? C'è meno vigilanza della fiera campionaria? Sì. Che ti cazzo che l'incuna canna che ti è sortito ti sta scopato dagli stems? Che ci fa? È il nostro comitato elettorale. Ogni testa un voto. Nei migliori di casi ogni testa un voto e mezzo, perché mi influenzano l'elettorato. A chi porta più gente nelle prossime circoscrizionali, questa stella di Natale è pure esce. No. Presa. E l'abbiamo comprata a Chernobyl. Guardi le foglie. Oh signor Mani, che bello, si avvicina a Natale. Quanta bella gente adesso anche per queste festività incomprensibili. Come? Queste incomprensibili festività che ci s'apparecchiano, abbiamo riunito tutta questa gente per una messa laica. Una messa, no. Si può dire una messa laica? No. Una messa laica che ha il suo centro non nell'Eucaristia ma nell'offertorio. Eccolo qua. Subito dobbiamo chiamare Alberto Urbu, che poi ci lascerà perché il primo sms li deve leggere lui, assolutamente. Eccolo. Mentre Alberto Urbu sale, faccio notare che veramente in questo arco costituzionale di offerte la maggioranza centrale c'è la Mariuccia che ci fa sentire proprio Ein Pirres. Anch'io sono un pirrese, buongiorno Alberto. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Avremo la musica di chi? Di beh, chi? L'armeria dei briganti che invitiamo a prendere posto su questo palco. Facciamo una cordialità adeguata. E a chi ha detto questo rifugio? La poesia di Poppanti deve dare ricordo che c'erano i rifugi fatti da quelli delle imprese di che non fiata meno su di noi. Sturrurata faceva effetto tre porcellini, da lui e da noi. Sono là i tempi. Sì, sì. Ok, tutto. E ti faccio dei comunisti. Se non mi ti faccio dei comunisti. Se non ti faccio dei comunisti. Se non ti faccio dei Yeah.
ieri, questo sentiamolo, pinguino. Sentiamolo. È lui, è lui. È inevitabilmente un pinguino santo. E ci scrivono: buongiorno a Sant'Eulalia, abbiamo rischiato di sublimare, qui ci sono i pinguini che ballano in cia-cia-cia. Professor Vacca, non è che state, ci stiate usando per qualche strano esperimento sugli stati della materia? Amaretto ce lo dice. Intanto Amaretto, per tutti quelli che hanno parcheggiato il secondo filo. Sì, esatto. Allora, gli stati della materia sono molteplici, diciamo, sono l'isolamento e tre, sì. Diciamo. Lo stiamo per tutto il 2009. Dobbiamo, che dobbiamo fare qua? Girare i microfoni? No, ci mancherebbe altro. No. Siamo pronti? Siamo pronti? È vero, è lui! È venuto, qualcuno con il tempo ci sta armando. Va bene. Prima pagina dell'Unione Santa. Sentiamo. Non lo so, sono un po' in imbarazzo oggi, ma lo sapevano che avevamo in live. Perché fate certi titoli quando lo sapete? Ma state provocando. Allora state provocando. La cercate. Dai. Dai, leggi. Ce l'hai coraggio. I bisogni nella casa da svaligiare. E lo scopriamo perché. A pagina 9 il titolo è Sant'Elia, il miracolo di Antonio. Non andava di corpo. Non lo so, il miracolo ce l'ha fatta. Tutto Sant'Elia applaudendo. Antonio cagato. Sì. Tutto Sant'Elia sotto pressione. Il ribaltone di una vita. Un cammino alla Caritas. Perché qualche volta non, a casa non poteva andare, quindi ha dato la Caritas. È andato alla Caritas. Tempo che si è fatto il ribaltone, esatto. E questo, no, chiamalo da 340. No, ma Dio, si può fare. Dio della radio, posso? Che titolo è? Cioè, posso? È un titolo di io lo chiedo. Chiamalo, mi raccomando, Elio, guardarmi che mi inibisci. Te lo ricordo. 60 12 60 131 è il numero. Risponde. Certo. Pronto? Sì, anche se è domenica. Mi ho riconosciuto. Mi passa il direttore. Aspetto. Il bagno. Certo.